effettivamente un pezzo di musica di John Cage, un compositore statunitense che già negli anni 50 aveva pensato un nuovo modo di interpretare l'estetica musicale. Avete sentito che ovviamente non c'è nemmeno un suono prodotto dal musicista stesso, quindi la concezione, come diceva Leonardo, è una concezione puramente filosofica, quindi sicuramente un tipo di musica che va considerata più che con l'emozione, col cervello. Questo tipo di musica, per esempio, come tante altre che adesso andiamo un po' a vedere nello specifico, questa si chiama musica aleatoria e proprio per questo motivo è una musica che, se può essere considerata musica, si basa sostanzialmente sui suoni che l'ambiente produce, quindi persone che tossiscono, sedie che si muovono, giubbotti che vengono spostati o persone che parlano fra di loro chiedendosi cosa sta succedendo o quanto dura questo pezzo. Il pezzo appunto si chiama 4 minuti e 33 secondi e appunto dura 4 minuti e 33 secondi e, come ho detto, è di John Cage, che è un compositore che nasce negli anni 30 negli Stati Uniti d'America. È uno dei più importanti avanguardisti del secolo scorso. Questo personaggio nasce come musicista, diciamo, tradizionale, quindi anche lui fa i suoi studi di composizione, i suoi studi musicali, studia pianoforte, fino a che a un certo punto, dopo aver scritto musica neoromantica o comunque su un filone abbastanza riconoscibile per l'epoca, comincia a fare ricerche diverse, comincia a fare ricerche nella musica elettronica, comincia a fare ricerche anche nella musica strumentale e ampliando sempre di più gli orizzonti del panorama storico musicale che stava nascendo in quegli anni. Lui, questo pezzo è degli anni 50, esattamente del... non l'ho scritto bene, quindi non lo ricordo, insomma, degli anni 50 e... È carino l'espediente con cui lui ha l'idea di creare questo brano, che è il primo brano in assoluto basato sul niente, effettivamente. È un brano scritto per qualsiasi strumento, quindi chiunque può farlo, qualsiasi ensemble può eseguire questo pezzo, chiaramente, e è diviso in tre movimenti, ognuno di una durata differente. Io ho scelto di chiudere pianoforte, ma comunque ognuno sceglie ciò che vuole. L'espediente con cui è venuta in mente questa idea fu un giorno in un'importante università inglese, si trovò con degli esperti all'interno di una camera particolare, una camera anecoica, che sostanzialmente è una stanza in cui l'insonorizzazione è pressoché completa. Dobbiamo pensare, siamo negli anni 50, quindi rispetto ad oggi chiaramente erano molto più indietro riguardo alle sonorizzazioni, ma comunque i suoni che John Cage sentì in quel momento non fu un silenzio totale, ma furono due suoni distinti, e uno era la circolazione del sangue e uno era il sistema nervoso. Quindi, nonostante il silenzio totale, perché effettivamente era un silenzio totale, e lui continuava a sentire dei suoni. Allora, chiaramente, è arrivato alla conclusione che il silenzio non esiste. Quindi, in qualsiasi modo si cerchi di eliminare qualsiasi tipo di suono, non è possibile farlo. E quindi, insomma, ha deciso di creare questo espediente musicale per far sì che perlomeno le persone cominciassero all'epoca a rendersi conto che la musica non è per forza qualcosa legato a dei suoni che hanno una logica fra di loro. O meglio, musica, diceva Berio, è qualsiasi cosa che si ascolta con l'intenzione di ascoltare musica. Quindi qualsiasi cosa si ascolti con una predisposizione per trarci qualsiasi cosa, che sia un fine filosofico, estetico, ma anche un fine meramente appunto di ascolto, di piacere, qualsiasi cosa sia, come potrebbe essere ascoltare il suono della foresta, degli uccelli, gli animali, le macchine che passano, qualsiasi cosa. Basta trovarsi quel momento in cui scegli di abbandonarti all'ambiente, quindi ai suoni che,
che ci circondano. Quindi in questo caso noi, cioè questo pezzo è infinito, non ha un inizio e non ha una fine. Noi abbiamo scelto di dargli così un involucro, ma in teoria il pezzo non finisce mai, non comincia mai, quindi ogni momento della nostra vita possiamo suonare 4:33. Quindi questo, quindi per introdurre un po' l'argomento che andiamo a trattare oggi, che è quello della musica cosiddetta colta contemporanea, che è quel tipo di musica che si sviluppa principalmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi siamo all'incirca intorno anni 40, anni 50, in cui la differenza, diciamo, sostanziale fra la musica precedente è che i musicisti si fondono con tutte le altre arti e anche con tutte le altre materie extra artistiche per creare qualcosa di veramente nuovo. Ovviamente i musicisti si basano sull'ascolto, gli artisti visivi si baseranno sulla vista e quant'altro. Quindi diciamo, negli ultimi 70 anni sono state fatte tantissime ricerche diverse, sono nati moltissimi generi musicali nuovi che, come diceva Leonardo, al grande pubblico non sono accessibili fin quando non c'è effettivamente un'educazione musicale molto profonda, molto perlomeno radicalizzata nella società o nella vita di una persona. Quindi approcciarsi a questa musica, secondo me, per approcciarsi a questa musica ci vuole tempo, ci vuole passione, ci vuole anche un po' di conoscenza. Anche se, appunto, se come avete visto, questo pezzo chiunque può suonarlo e può ascoltarlo. Partiamo da un punto principale, che è la famosa scuola di Darmstadt, che è una scuola che nasce all'incirca nel 1946, è la scuola più importante del Novecento, proprio perché in questo momento, in questa scuola, nasce la principale avanguardia del secondo Novecento, che è basata sul cosiddetto serialismo musicale. Partiamo un po', andiamo qualche anno indietro. All'inizio del Novecento, non so se conoscete, un certo musicista, Arnold Schoenberg, inventa una tecnica musicale che si chiama dodecafonia, che è basata su dei procedimenti che, diciamo, sono molto più intellettuali che musicali. Quindi il musicista, prima di scrivere il suo pezzo, sceglie dei parametri che non vi sto a dire, adesso è un po' lunga, sceglie dei parametri su cui basare il proprio pezzo, e sono parametri prettamente intellettuali, quindi mettendosi a tavolino sceglie come strutturare il brano e sceglie quali note dare alla sua melodia, al suo tema principale, e quindi questa si chiama una sorta di serializzazione del suono, quindi una scelta a tavolino di un certo numero di suoni e un certo tipo di suoni. La serializzazione invece di Darmstadt è diversa, o perlomeno è molto più radicale, perché qualsiasi cosa viene serializzata, quindi non solo il suono, ma la dinamica, il tempo, la forma, il suono ovviamente, quindi tutto è scelto, è deciso a tavolino precedentemente, e successivamente nella fase di scrittura c'è la, diciamo, trasposizione intellettuale nella trasposizione artistica, fino a che, appunto, l'esecuzione rivela ciò che l'intelletto ha scelto prima, senza nessun riferimento, diciamo, estetico. Quindi questo tipo di musica, chiaramente, come potete immaginare, è una musica molto dura perché non ci sono punti di riferimento, perché questa serializzazione, l'obiettivo primario è il contrario di quello che la musica leggera, diciamo, dovrebbe veicolare, quindi semplicità, riconoscibilità, uno stile musicale che ti accompagni nell'ascolto. Questo è totalmente il contrario, proprio per contrapporsi alla musica che stava nascendo all'epoca, poi lo vediamo meglio. Quindi questa serializzazione porta a una musica molto dura, senza riferimenti, quindi l'ascoltatore è totalmente disperso in questo mare di note, che appunto così al primo ascolto sembrano note a caso.
E appunto la serializzazione, l'obiettivo principale è quello di differenziare il più possibile, quindi note che apparentemente non hanno niente a che fare l'una con l'altra, dinamiche molto diverse tra loro, quindi un caos generale che in teoria è tutto organizzato. Questo appunto negli anni 40 nasce questa scuola che dà l'inizio a tutto il panorama del secondo Novecento. Altri tipi di musica, come per esempio abbiamo detto la musica aleatoria, si basano sul caso. Quindi autori come John Cage, che per esempio oltre al silenzio basano la propria musica sul tiro dei dadi, quindi scegliere di tirare un numero di dadi quante volte lo vuole e a seconda dei numeri che vengono fuori abbinare le note ai numeri e quindi creare un brano. Ci sono tanti altri modi per creare dei brani, però diciamo il messaggio che vogliono mandare che effettivamente sentire un brano di musica aleatoria, quindi casuale, e un brano seriale, all'ascolto effettivamente potrebbe non esserci differenza. E infatti, secondo me, ciò che si voleva veicolare all'epoca non era tanto l'aspetto estetico del brano, quindi per forza qualcosa sia bello, sia orecchiabile, sia seguibile, ma qualcosa che metta alla prova l'orecchio della persona. Quindi la persona è obbligata a cercare comunque di seguire qualcosa o di decidere di perdersi in questo mare di suoni. Quindi non per forza appunto l'ascoltatore può essere un musicista, non per forza deve sapere cosa c'è dietro, non per forza deve sapere che cosa è stato serializzato e in che modo, perché appunto l'arte rispetto alla scienza è un mezzo per comunicare, ma soprattutto è emotiva, è istintiva, è una cosa che può essere compresa anche senza conoscenza, cosa che la scienza non è. Quindi se chiaramente la scienza di per sé non veicola emozioni ma conoscenza, invece l'arte, il primo scopo dell'arte è veicolare emozioni o comunque pensieri, idee, scaturire riflessioni, e quindi la musica di questo periodo comincia a spostarsi su questo versante. Un'altra branca del Novecento è anche lo strutturalismo, che sostanzialmente è una sorta di serializzazione, però con criteri molto diversi tra di loro, perché chiaramente dovete pensare che fino a qualche secolo fa la musica era, possiamo dire, più standardizzata, cioè c'era uno stile, un canone da seguire volontariamente o involontariamente, perché dobbiamo pensare che la musica o comunque la società, qualsiasi cosa di centinaia di anni fa, era basata su dei limiti sociali che oggi non ci sono più, perché sono stati distrutti grazie a loro, grazie a artisti, scienziati, ricercatori del Novecento, che hanno distrutto totalmente ogni canone che si era creato fino a quel momento. Quindi diciamo che il Novecento è uno dei secoli più importanti della storia dell'umanità, non perché ci è vicino, o forse anche per quello, però sicuramente nel Novecento, rispetto a quello che è successo nei secoli scorsi, il Novecento ha veramente creato una spaccatura enorme. Quindi non c'era più la ricerca di un canone che magari nell'Ottocento era diverso dal Cinquecento, era diverso dal Trecento. Nel Novecento non c'è più canone, ognuno sceglie per se stesso e ognuno crea secondo regole proprie, che sia musica, che sia arte visiva, che sia letteratura. Quindi il Novecento, rispetto anche appunto ai secoli precedenti, è un periodo in cui fioriscono tantissime, tantissime correnti, molto molto di più rispetto appunto a come succedeva nei secoli scorsi. E quindi anche parlare di correnti è giusto, ma nemmeno troppo, perché appunto ognuno si rifà quella corrente, ma poi sceglie per conto suo. Quindi i risultati sono veramente tantissimi. Un termine molto, molto azzeccato di Umberto Eco del 1962 è opera aperta. Umberto Eco è stato un grandissimo scrittore, un grandissimo intellettuale, ricercatore, esperto di semiotica, che negli anni della sua vita
ha accostato tantissimi lavori a musicisti dell'epoca, come è stato per esempio Luciano Berio, che è stato direi il più importante musicista del secondo Novecento italiano di musica contemporanea. E appunto, coniando questo termine, opera aperta, Umberto Eco intendeva considerare un'opera d'arte o anche no, quindi anche qui non esiste più il concetto di arte e non arte, c'è qualcosa che si fa e qualcosa che non si fa. Quindi anche per esempio questo pezzo di John Cage si può fare ma non si può fare, perché comunque, anche se adesso non lo sto facendo, ma comunque il pezzo sta andando avanti, quindi non c'è più la divisione di bello brutto, di arte non arte. E Umberto Eco definisce opera aperta appunto qualsiasi cosa, quindi chiamiamola opera perché appunto creazione umana o comunque per volere dell'uomo, abbia interpretazioni multiple, quindi non ha uno stile, non ha una sola interpretazione, non ha un fine unico, perché per uno potrebbe essere estetico, quindi legato all'emozione, per un altro potrebbe essere intellettuale, un altro potrebbe essere di ricerca soltanto scientifica, perché la musica di questo periodo si affianca tantissimo alla scienza, quindi in dei momenti appunto, come ora vi faccio sentire, è veramente difficile distinguere cos'è pura ricerca e cos'è arte o comunque ricerca musicale. Poi un'altra corrente molto interessante, poi facciamo qualche ascolto per capire un po' in che panorama siamo, è la cosiddetta musica minimalista. Musica minimalista che decide di contrapporsi totalmente a questo mondo così, possiamo dire, denso, pieno di significato, o comunque, se lo vogliamo considerare prettamente tecnico, pieno di suoni, pieno di scelte, di strutturalismo, di decisioni a priori, quindi una musica molto impegnata, sia da ascoltare che da comporre. La musica minimalista quindi si basa, l'obiettivo principale è costruire brani con pochissimo, ma veramente pochissimo materiale, che spesso si ripete, molto simile l'uno dall'altro, o che appunto viene variato leggermente, ma che sostanzialmente crea un flusso continuo, un flusso continuo che non ha, diciamo anche questo rispetto alla musica seriale, alla musica strutturalista, non ha un punto di riferimento. Quindi è come se fosse una sorta di musica che chiaramente comincia in un punto, finisce in un altro, ma all'interno come se ci fosse un blocco sonoro unico con delle variazioni interne, ma che porta l'ascoltatore in un universo, direi, sembra infinito, sconfinato. Quindi una musica proprio che sembra non avere mai fine. Uno degli autori più importanti che, diciamo, comincia a creare questo genere di composizione musicale è un certo Steve Reich, che anche lui degli Stati Uniti d'America comincia a creare direi anche una nuova corrente di pensiero, perché il minimalismo non nasce soltanto in musica, nasce nella letteratura, nasce nelle arti visive, quindi dobbiamo sempre pensare che l'arte non si sviluppa mai soltanto in un settore, perché l'arte si sviluppa sempre dopo lo sviluppo sociale, quindi quando succede qualcosa in ambito sociale, in ambito politico, ma anche in ambito economico, in ambito scientifico, qualcosa che cambia effettivamente il modo di vivere delle persone, il modo di strutturarsi della società, l'artista, il vero artista, è colui che prende i cambiamenti e li tramuta in qualcosa di nuovo, cioè cerca di spiegare che cosa sta succedendo intorno a noi e quindi crea qualcosa di effettivamente nuovo, proprio perché la società lo impone all'artista. Sentiamo un brano, l'inizio di un brano di Steve Reich, che è scritto per si intitola Music for è un brano scritto per 18 strumentisti di vario genere, ci sono anche delle voci,
e sentirete che il materiale è veramente poco, e però apre veramente all'ascoltatore un mondo immenso e totalmente nuovo, perché questa è una musica che nasce intorno agli anni 60 e 70. E dovete pensare che la guerra ha distrutto proprio i canoni musicali, i canoni artistici, ma anche i canoni sociali, perché la Seconda Guerra Mondiale è stato lo spartiacque, secondo me, più grande del Novecento. E da lì in poi, appunto, sono nate le repubbliche, sono nate le società che conosciamo adesso, in cui viviamo. E quindi i musicisti, gli artisti dell'epoca hanno fatto sentire il cambiamento. La musica seriale, aleatoria, eccetera, ha creato un linguaggio molto duro, molto rude, che è legato molto all'aspetto bellico. Quindi il panorama che si era stagliato in quegli anni era un panorama molto truce, molto oscuro. Erano molte tantissime persone, la società era cambiata moltissimo, le città erano rase al suolo, quindi la società doveva cercare di rimettersi in piedi in qualche modo, e questa musica rispecchiava l'epoca in cui eravamo. La musica minimalista, già negli anni 60-70, la guerra ormai cominciava a rimanere un po' alle spalle, la società si era ripresa, sono passati 20-25 anni, quindi specialmente appunto gli Stati Uniti d'America, pensate che è sempre stato un paese molto, diciamo, si è sempre tenuto fuori dalle guerre, se non, insomma, appunto entrando alla fine, ma sicuramente non in casa loro. Quindi gli Stati Uniti d'America sono sempre stati un paese florido, proprio perché la guerra non ha inficiato direttamente a loro. E quindi il minimalismo rispecchia un po' anche, possiamo dire, il caos della città, ma la routine dei giorni, del lavoro, e quindi una musica ripetitiva che ogni tanto, appunto, manda anche fuori di testa. Ora fermo qua. Questo è un po' lo stile, per esempio, già di questo pezzo. Quindi sentite che cos'è che si nota di più.
fatto che non si riesca a battere un tempo, per esempio, quindi non c'è effettivamente una pulsazione riconoscibile, e questo tipo di musica sembra quasi portare, sembra quasi far immaginare un treno che corre, quindi con immagini che passano al finestrino, o comunque una distesa enorme, qualcosa che passa velocemente ma che rimane sempre uguale. Quindi in quegli anni comincia questo tipo di, per esempio, fra gli altri, questo tipo di ricerca. Altri espedienti musicali, per esempio, uno fra tanti viene chiamato micropolifonia. Andiamo un po' indietro. Dunque, la polifonia sostanzialmente è una musica basata su diverse melodie, una sovrapposta all'altra. Quindi, per esempio, la polifonia nasce già all'incirca nel 1100 dopo Cristo, ovviamente. Quindi siamo a metà Medioevo e si comincia a pensare che il canto, la musica, perché all'epoca non venivano utilizzati strumenti, ma specialmente il canto era, possiamo dire, lo strumento principale con cui la musica veniva espressa. E inizialmente il canto era pensato come un'unica voce, quindi tutti cantavano la stessa melodia contemporaneamente insieme. Invece, quindi all'inizio 1000-1100, i musicisti cominciano a pensare che potrebbero anche aggiungersi un'altra melodia oltre a questa unica. Quindi sostanzialmente prima la melodia è singola, poi diventano due, poi tre, poi quattro, e nasce così la polifonia, che può avere chiaramente diverse grandezze, da 8, 10, 12 voci insieme, quindi 12 melodie diverse, non stesse, non con le stesse note, quindi diverse che si incastrino tra di loro fino appunto a 1 o 2, che è, diciamo, il minimo della polifonia. Quindi la polifonia normale sostanzialmente sono tante melodie che si incastrano fra di loro. Quella invece del Novecento viene chiamata micropolifonia e possiamo dire che viene sviluppata specialmente da un compositore che si chiama Gheorghi Ligeti, un compositore ungherese che sostanzialmente utilizza la polifonia in maniera appunto micro, quindi sceglie di utilizzare piccolissimi, ma veramente piccoli, frammenti melodici che ovviamente in diverse voci che si incastrano fra di loro. Quindi pensiamo a una sorta di melodia compressa tantissimo, quindi che può essere anche soltanto un suono, due suoni, qualcosa che comunque dia senso di, mettendolo uno sopra l'altro, senso di cambiamento, ma che però da sola non ha effettivamente un senso. Quindi una nota dopo l'altra, stessa nota, una breve durata, così senza relazione, apparentemente non ha senso. Mettendole insieme si crea questa appunto cosiddetta micropolifonia, proprio perché piccolissime melodie vengono incastrate fra di loro. E sentiamo cosa viene fuori. Questo sì, può anche affiancarsi al cosiddetto decostruzionismo, cioè come abbiamo detto fino adesso, nel Novecento si distrugge ciò che è stato costruito. Fino al, possiamo dire, ai primi anni del Novecento, anni 10, anni 20, la musica, o comunque i musicisti, avevano intenzione di evolvere il linguaggio, quindi di approfondire, di cambiare già quello che era stato costruito senza distruggerlo. Nel Novecento invece, siccome il linguaggio è parso concluso, quindi il suo ciclo sembrava concluso in tutte le sue sfaccettature, i musicisti hanno cominciato a distruggere ciò che era stato creato. Chiaramente distruggerlo non in maniera sistematica, quindi non sono tornati indietro, non è stato un sistema anacronistico, ma andando avanti, quindi distruggendolo e creando un nuovo genere, nuovi generi, nuove correnti, una nuova tipologia di estetica musicale. Quindi la micropolifonia, per esempio, è la, diciamo, l'estremizzazione della polifonia.
Quindi la melodia, che non è una melodia, che però si incastra con altre melodie che non sono melodie. Quindi è l'assurdità della musica. E qui appunto della polifonia. Sentiamo l'inizio di un pezzo di Gheorghi Ligeti che si intitola Lontano, che è un pezzo per grande orchestra, quindi scritto per una miriade di strumenti, e sentirete però che sostanzialmente ciò che ne risulta è un brulichio di piccoli suoni che si spostano, perché si sente che si spostano, ma che non sono effettivamente percepibili unicamente, ma sono percepibili nell'insieme appunto della micropolifonia. Si sente un po' poco, devo dire. La prossima volta ci organizziamo meglio. Quindi avete sentito? Sì, avete sentito. All'inizio comincia un suono, solitamente succede così. Comincia un suono da solo, come appunto se fosse un'unica voce, un'unica melodia. Piano piano si aggiungono altri suoni simili a quelli precedenti, ma diversi, con qualche variazione, con qualche, direi anche con altezza diversa, quindi suoni diversi da quello precedente. Quindi sostanzialmente viene fuori un magma continuo che a un certo punto, specialmente per esempio in questo brano qui, parte dal niente, arriva a un tutto orchestrale, quindi con tantissime melodie, micromelodie che si intersecano fra di loro, quindi creando direi un oceano di suoni che poi si richiude sostanzialmente a una voce singola. È molto importante, secondo me, cercare di non fermarsi al primo ascolto. Io sono convinto che il primo ascolto non sia sufficiente per niente, per nessuna musica, nemmeno la canzone più famosa dei Beatles, perché il primo ascolto anche di un musicista studioso coltissimo è sempre comunque un ascolto falsato. L'ascolto vero e proprio è quello che arriva perlomeno dopo il terzo, quarto ascolto, quando perlomeno tu hai o perlomeno capito cosa ascoltare, come ascoltare questa musica ancora di più, chiaramente. E quello che sto cercando di dire è che è un tipo di musica che non va preso come intrattenimento, chiaramente, no? È una musica che non è di intrattenimento e che va ascoltata e non sentita
quindi l'ascolto deve essere attivo e non passivo. Cercare in questa musica, che come tutte le altre musiche non ha differenza rispetto alle altre musiche, quelle del Settecento, che sono molto chiare, molto limpide, come Mozart, come sono i Beatles, non hanno differenza. L'unica differenza è che l'ascolto deve essere predisposto per cercare nuove emozioni, quindi non emozioni già conosciute, o comunque non per forza emozioni positive, perché una musica del genere non manda segnali positivi, chiaramente non manda segnali positivi proprio perché viene da un panorama storico, culturale, sociale che non permetteva all'intellettuale di porsi in maniera leggera, come poi invece succede nella musica leggera, appunto, che dopo vediamo. Quindi vi invito ad ascoltare questa musica con l'ottica di soffrire. Questa musica vuole far soffrire, e la sofferenza non va scansata. Cioè, l'arte è appositamente creata per far gioire, ma per far soffrire. C'è amore, c'è odio, l'arte è la rappresentazione dell'umanità. Quindi l'umanità non è solo intrattenimento, non è solo felicità, non è solo gioia, ma è anche, e direi soprattutto in alcuni casi, odio, dolore, rabbia. Questa musica questo esprime, ci fa capire cosa dobbiamo ascoltare di noi stessi, perché ha un'impostazione totalmente diversa dalla musica che usa ascoltare normalmente. Una musica appunto per intrattenersi, non per capire noi stessi, una musica per occupare il tempo. Questa non occupa il tempo, ma lo impiega per farci conoscere come siamo fatti. E chiaramente, io questo lo dico sempre, che gli artisti lo sanno molto, molto meglio di noi come siamo fatti, perché se riescono a fare cose del genere, se riescono a descrivere cose del genere, la nostra natura tramite questo tipo di scrittura, è perché hanno effettivamente capito, hanno visto delle cose che noi non possiamo vedere, perché o non abbiamo voglia, non abbiamo tempo, o comunque il nostro obiettivo è un altro, e proprio perché il nostro obiettivo è un altro, loro lo fanno per noi, quindi dobbiamo ringraziare. Per concludere un po' questo discorso religioso, diciamo quindi la varietà, comunque avete capito come si svolge il panorama del Novecento. Altre correnti principali, per esempio, sono la musica concreta, che è una corrente molto molto importante, proprio perché io direi negli stessi anni, sì, sempre, siamo sempre intorno agli anni 60, dove si sviluppano tutte queste nuove idee. Basa la propria ricerca sulla musica elettronica, quindi basa la propria ricerca su, chiaramente dovete pensare che siamo negli anni 60, quindi la tecnologia è tutt'altro rispetto adesso. Già registrare qualcosa era una cosa straordinaria, poi si sentiva malissimo rispetto ad oggi, quindi era tutto un mondo diverso, e era anche difficile montare, registrare, eccetera, quindi il lavoro era molto più impegnativo. Però comunque nasce appunto l'esigenza di utilizzare un'innovazione scientifica, tecnologica, in ambito musicale. Fino ad allora sono sempre stati usati strumenti tradizionali, quindi non elettronici. In quel momento nasce l'esigenza di trasportare la scienza e la tecnologia nell'arte. E uno fra i tanti artisti, musicisti importanti, è Pierre Schaeffer, che è un francese che appunto negli anni 60, insieme a Luciano Berio, che fonda uno studio di fonologia a Milano, invece Schaeffer appunto lo fonderà in Francia, e cominciano a sviluppare questo linguaggio, che sostanzialmente appunto viene definito musica concreta, proprio perché questo tipo di musica è sostanzialmente costituito da registrazioni dell'esterno, di ciò che ci accade intorno, quindi una sorta di 4:33 registrato però. Quindi voci, macchine, treni, persone che parlano, bambini, alberi, foglie, qualsiasi cosa che possa creare rumore, che chiaramente appunto il silenzio non esiste, quindi anche se
se uno volesse, non potrebbe creare un pezzo in silenzio. Quindi questa musica già apre un nuovo orizzonte. Un nuovo orizzonte che inizialmente è solo ricerca, inizialmente sono piccoli esperimenti, poi diventa una corrente vera e propria, una corrente molto interessante, che a un certo punto si fonde con la corrente che appunto si stava sviluppando parallelamente con gli strumenti tradizionali. Quindi a un certo punto la musica elettronica si fonderà con gli strumenti tradizionali per creare un tutt'uno con il linguaggio musicale dell'epoca. Sentiamo un pezzo di Schaffer, se si sente. Anzi, ascoltiamo. Dov'è? Eccolo qua. Quindi anche questo direi sostanzialmente diverso da quello che abbiamo ascoltato ora, molto diverso da quello che abbiamo ascoltato ora. E qui la, diciamo, l'approccio dell'ascoltatore può essere in qualche modo simile a quello dei pezzi precedenti, ma anche no, potrebbe essere anche soltanto un approccio relativo alla curiosità, quindi sensazioni che questi suoni scaturiscono nell'ascolto. Quindi secondo me l'arte vuole dare anche un bagaglio alle persone, un bagaglio che non potrebbero mai avere da soli, perché certi suoni nella quotidianità sì, ci sono, possono esserci, ma a seconda di come vengono strutturati e come vengono trattati sono effettivamente sonorità, ma anche in ambito letterario o delle arti visive sono comunque sonorità o ambienti, sono atmosfere che normalmente non veniamo in contatto con questo tipo di cose. Quindi sono proprio linguaggi differenti, anche soltanto per stimolare la curiosità della nostra mente, che può tanto. Invece negli anni 80 e negli anni 90 un po' questi parametri si sviluppano in tantissimi modi, e diciamo le cose principali che cambiano rispetto a prima è che la musica diventa a un certo punto per alcuni autori quasi secondaria, o meglio
avviene una sorta di commistione assoluta di tutti i generi artistici. Quindi, per esempio, John Cage, che abbiamo citato prima, scriverà, se possiamo chiamarli pezzi, diciamo delle performance in cui degli attori recitano, si muovono a seconda di varie indicazioni, colpiscono degli oggetti in un certo modo, quindi diciamo che l'aspetto non è più prettamente sonoro o visivo o letterario o teatrale, ma è tutt'uno, quindi come se fosse una sorta di opera lirica, però appunto del Novecento, un'opera lirica che non è assolutamente legata a nessun tipo di linguaggio musicale. Quindi l'ambiente circostante, proprio l'ambiente materiale in cui l'artista è, diventa parte dell'opera. Che sia una strada casualmente, che sia una stanza con una luce messa in un modo casualmente. Quindi tutto ciò che ci circonda diventa l'opera d'arte. E l'autore ci interagisce, l'esecutore ci interagisce. Quindi non c'è più la distinzione fra generi. E poi invece nasce un'altra corrente, direi conservatrice, quindi una corrente che torna indietro, diversa, ma che richiama molto al passato, appunto, che è detta la corrente neoromantica, o è un'altra invece la neotonale. La neoromantica lo dice da sé, è una corrente che si ispira al romanticismo, quindi a tutto il XIX secolo, con una sonorità abbastanza chiara, con melodie abbastanza spiccate, che però molto spesso non ha come obiettivo la qualità sonora, artistica dell'opera, ma solitamente ha l'obiettivo di intrattenere l'ascoltatore. Quindi, per esempio, posso citare Giovanni Allevi o Federico Einaudi, che sono, diciamo, forse quelli un po' più famosi in questo periodo. Che è una musica che comunque non è nuova, che lo dicano, ma non è nuova, e si sviluppa anni 80, anni 90. Questo tipo di musica prende quindi gli stilemi romantici, la melodia romantica, e la semplifica. Quindi già alcune parti, diciamo, alcune epoche del romanticismo, alcuni autori romantici sono estremamente, possiamo dire, smielosi, quindi molto... sicuramente molto orecchiabili, ma molto densi di materiale, troppo riconoscibile, quindi quasi una musica che ogni tanto può annoiare. Chiaramente si sta parlando di autori minori, non di dei geni che hanno fatto la storia. E quindi prende, diciamo, il peggio del romanticismo e lo semplifica ancora di più, creando appunto sonorità che spesso si sentono nella musica da film, negli ascensori, nei supermercati, giusto così per... E non vi faccio sentire niente perché penso che ce l'abbiamo in mente, insomma. Comunque è quella musica, ecco, per capirsi, che viene considerata la musica classica contemporanea, che però non è classica né contemporanea, quindi è la musica un po' che viene considerata classica dalle persone oggigiorno, e quindi è un po' il messaggio negativo che passa questo tipo di musica. Possiamo chiamare commerciale come vogliamo, un po' così. Bene, adesso proviamo a guardare qualche pezzo un po' più nello specifico, velocemente. Partiamo da, direi, Ligeti. Grazie, molto gentile. Questo è uno studio di Gheorghe Ligeti, l'autore ungherese che avevo citato prima, è uno studio per pianoforte solo, e dopo vediamo cosa possiamo dire. Qui ci sono le note, quindi potete ascoltare. Thank you.
quello che abbiamo sentito adesso. È un altro tipo di musica. Questo pezzo, questi studi vengono scritti intorno agli anni 80, anni 80, anni 90, quindi sono, diciamo, abbastanza recenti. Premettendo che, secondo me, Gheorghi Ligeti è il compositore più importante del Novecento, diciamo dopo Stravinsky, in questo momento Ligeti, dopo aver sperimentato questo tipo di musica che abbiamo sentito prima, per esempio con Lontano, che era il pezzo che abbiamo sentito della minor polifonia, arriva un momento della sua vita in cui decide di creare nuove sonorità, partendo però da sonorità che tutti abbiamo nelle orecchie, quindi sonorità che partono dalla tradizione musicale definita tonale, cioè che si basa su un sistema di, diciamo, di accordi che sono riconducibili e sono ricollocabili l'uno all'altro, quindi sono concatenamenti di accordi, di melodie, di suoni che nel nostro immaginario comune noi riusciamo a riconoscere uno dietro l'altro. Per esempio, queste sono concatenazioni di accordi, è una delle più, diciamo, frequenti in tutto il panorama della musica colta dei secoli scorsi, in cui gli accordi sono semplici, la melodia è semplice e ritornano tutti a un accordo finale che dà senso di chiusura. Quindi, per esempio, se io avessi fatto, non dà senso di chiusura. Invece, in questo modo, quindi il nostro linguaggio musicale, perlomeno appunto fino al Novecento, era basato su questi espedienti sonori acustici che davano la possibilità di riconoscere, di seguire il discorso musicale in maniera abbastanza semplice, a seconda dell'epoca ovviamente, però. E Ligeti sceglie di riprendere questi accordi, però senza collegamenti tra di loro, quindi prendere accordi apparentemente senza senso, quindi accordi comunque di questo tipo, quindi non, ma accordi riconoscibili, diciamo, quindi suoni che hanno avuto una storia nella storia della musica, che però concatenati in maniera non tradizionale portano l'ascoltatore a non avere più punti di riferimento, nonostante la sonorità sia però riconoscibile in qualche modo. A questi accordi lui sceglie di metterci delle piccole, diciamo, sbavature, che vengono chiamate dissonanze, cioè delle piccole note che, sommate a questi accordi che sono riconoscibili benissimo, formano un'armonia molto interessante e effettivamente diversa rispetto all'armonia che si era creata fino a quel momento. Questo argomento però lo tratterò la prossima volta, perché questo pezzo è molto molto legato al panorama jazz, quindi Ligeti era un grandissimo appassionato di jazz e quindi si è ispirato, specialmente con questo studio, a quella sonorità lì. Vi faccio un esempio: gli accordi che lui utilizza sono questi inizialmente. Questo è il primo, secondo, terzo e quarto. Poi quindi così, sentiti così, non sembra qualcosa di strano, ma appunto mettendoci un po', possiamo dire, un po' di ritmo, potrebbe sembrare un pezzo jazz. Vi faccio sentire così, giusto per capire, poi la prossima volta spiegherò anche che cos'è l'armonia tonale, come si evolverà nel jazz e cos'è appunto anche l'armonia atonale, quindi che cosa è successo nel Novecento a questa armonia. C'è un pezzo molto specifico che si chiama Green Dolphin Street, in una versione molto famosa di Bill Evans, che è uno dei più grandi pianisti jazz del Novecento, direi, ma di tutti i tempi. E vi faccio sentire più o meno che cosa ricorda. Vi faccio l'inizio di questo di Ligeti.
questa è un po' l'atmosfera. Infatti lui scrive andante con eleganza with swing, quindi qualcosa. Invece il pezzo interpretato da Bill Evans è questo. Si ritrovano tra grandi, quindi grandi di un genere, ma anche di un'altra tipologia artistica, comunque a un certo punto si rincontrano, perché io sostengo sempre che non è importante che cosa si fa, ma come si fa. Quindi l'opera d'arte, qualsiasi cosa voglia veicolare, non è importante tanto il contenuto, che sia apparentemente banale, che sia strarisentito, ma è come viene esposto, come viene proposto questo contenuto. E quindi in questo caso effettivamente nuovo. E quanto tempo abbiamo? Sono sforato, c'è ancora tutta la parte? Va bene, allora vi accenno solo un pezzo di Stockhausen, giusto per far capire la direzione in cui si va. Siamo sempre nel XX secolo, siamo sempre in ambito colto. Vi introduco un pezzo di un compositore, uno tra i più importanti del Novecento, Karlheinz Stockhausen, che è un compositore tedesco che sostanzialmente sviluppa un po' tutte queste idee che abbiamo citato adesso. E lui è uno dei più importanti esponenti della scuola di Darmstadt, quindi è uno dei più importanti esponenti del serialismo tedesco. Quindi sentirete la musica che vi faccio sentire è la musica a cui alludevo all'inizio, quella un po' ostica, un po' apparentemente a caso, ma molto strutturata. Infatti lui utilizza per costruire questo brano una serie di numeri, dalla sezione aurea ai numeri di Fibonacci, la serie di Fibonacci, quindi diciamo una struttura molto ferrea che però all'orecchio appunto può risultare poco chiara o comunque poco seguibile. La cosa particolare di questo pezzo, oltre a tante cose che non possiamo vedere adesso, è l'inizio. L'inizio è costituito da tre battute che diciamo fanno da introduzione. La prima battuta, c'è scritto di ripetere un accordo 142 volte consecutivamente, un po' come abbiamo sentito all'inizio con la musica minimalista di Steve Reich. Quindi questo accordo è ripetuto in maniera ossessiva con un diminuendo, parte con il forte e poi finisce a sparire. Nella seconda battuta stessa cosa, ma 87 volte. Quindi la cosa sì, questi numeri fra di loro, se vengono divisi, viene fuori la sezione aurea. Poi nella terza battuta invece i numeri della sezione aurea vengono distribuiti in maniera diversa, però questa battuta è totalmente opposta alle battute precedenti, quindi non ci sono note ribattute e il tempo è molto lento e le note vengono suonate lentissimamente una dopo l'altra fino a che non riprende l'elemento iniziale e poi sviluppa la situazione. Faccio sentire l'inizio, che è molto interessante. E ci ho messo un po' a capire come fare a
contarle 142 e poi 87 senza perdermi, però ce l'ho fatta. Pensare che ogni suono è organizzato, una cosa folle. E vado avanti. Sì, sì. Se vi piace vado avanti. Sì, sì. Allora, facciamo un piccolo... Ora chiudiamo un po' questo argomento. Quindi il Novecento musicale colto un po' si sviluppa in questo modo. Proviamo a fare subito però delle distinzioni. Allora, dobbiamo pensare che fino al, diciamo, alla seconda metà del 1700, più o meno, i generi musicali non esistevano. Dovete pensare che non c'era effettivamente la divisione fra pop, colto, folk, non c'erano generi musicali veri e propri, ma c'era una branca
possiamo dire, quella più importante, che era quella che oggi viene definita musica colta, proprio colta perché colta significa coltivare, quindi è una musica ricercata, una musica che deriva da una ricerca, da una sperimentazione, quindi non è una musica che ricalca un po' i gusti dell'epoca, ma è una musica che travalica i gusti dell'epoca e che li cambia, decide di cambiarli. Purtroppo il termine colto oggi è un po', quasi sembra un termine dispregiativo, comunque altezzoso, però purtroppo non ho trovato altri termini migliori di questo per distinguere un po' i generi musicali. Comunque diciamo che appunto il genere prettamente di quel periodo lì, perlomeno fino a quel periodo lì, era il genere colto e non era chiamato colto, non esisteva come concezione la divisione in generi. L'altro, possiamo dire, genere musicale era quello popolare, tradizionale, etnico, che derivava dai borghi, dalle campagne, dai contadini, quindi era un genere di musica che non veniva scritto, non veniva studiato, non veniva tramandato se non oralmente, quindi non c'era effettivamente non era considerato come musica, era una musica che si trovava per le strade, nelle campagne, così quasi in maniera occasionale per le feste di paese, quindi era una musica che non, stranamente, è una cosa molto impressionante, ma è una musica che non si è evoluta, è rimasta così da secoli, veramente da secoli. I cambiamenti che ha fatto questa musica, questo tipo di musica, sono stati veramente quasi impercettibili rispetto ai cambiamenti che ha fatto invece la musica colta, la musica, diciamo, che appositamente è stata inventata per evolversi, che è quella appunto che trasmette la condizione sociale. Questo tipo di musica, chiamiamola musica etnica, perché musica popolare potrebbe essere considerata anche la popular music, quella leggera, pop, quindi consideriamola musica etnica proprio perché derivante da un'etnia, da un popolo. Chiaramente ogni popolo ha la sua musica, perché non aveva grandi contatti con l'esterno, se non appunto le città vicine, al massimo paesi più distanti, ma sempre comunque nella propria nazione. Quindi le influenze musicali fra le varie musiche derivanti dal popolo erano veramente significanti. E questo genere di musica comincia a scomparire, possiamo dire, nel corso dell'Ottocento, al Novecento comincia già a sgretolarsi questa, diciamo, la tradizione di tramandare oralmente questo tipo di musica, che era praticamente una musica di famiglia, familiare del paese, non c'era nient'altro di più. Questo tipo di musica quindi viene soppiantata nel Novecento dalla musica leggera, o meglio, diciamo che la musica etnica rimane ma diventa oggetto di studio nel Novecento. Quindi grandi musicologi, ma anche musicisti e compositori, come possono essere quelli che abbiamo citato fino adesso, hanno deciso di intraprendere una ricerca musicale più estesa e andare, diciamo, a mettere le mani nella terra, quindi nelle proprie origini, e registrare i vari pezzi che venivano cantati, ballati, eseguiti, e capire come effettivamente questa musica era formata e si evolveva per quello che si evolveva. Quindi nel Novecento, diciamo, è diventata un pezzo da museo un po' questa musica etnica, e si è persa un po' la tradizione di farla, se non nelle fiere cittadine o nelle ricorrenze di paese, in cui concerti, per esempio, di tarantella vengono fatti, ma comunque vengono un po', diciamo, questi generi musicali un po' accostati al genere pop. Quindi la tarantella non sarà mai come veniva suonata 300 anni fa, se non suonata da etnomusicologi, quindi persone che hanno filologicamente ricostruito quella musica come veniva suonata. Quindi proprio perché la tradizione orale si è persa, non c'è più stato modo di tramandarla perché la società non lo richiedeva più. Allora, come abbiamo visto, la musica colta nel Novecento diventa una musica difficile da ascoltare, proprio perché il linguaggio musicale fino ad allora era stato un linguaggio, possiamo dire, anche popolare. Chiaramente
consideriamo sempre le distanze fra borghesia e popolo, che chiaramente non è come adesso, il popolo non aveva possibilità di avvicinarsi a questa musica, ma sicuramente la popolazione medio-bassa borghese, nonostante non fosse ricchissima, aveva la possibilità di avvicinarsi, o comunque la musica che considerava musica era quella colta. E infatti anche nella musica colta venivano fatti tanti pezzi, come per esempio, non so se avete mai sentito, le suite, che sono pezzi, per esempio suite francesi o suite inglesi, che sono pezzi di Johann Sebastian Bach, che è stato più grande genio della storia della musica, che però ha fatto anche tanti altri pezzi per intrattenere, nonostante siano anche quelli eccelsi rispetto a altri autori minori, ma comunque la musica colta aveva anche funzione di intrattenimento, perché la corte o chi per lei richiedeva questo tipo di intrattenimento, un intrattenimento sicuramente non troppo complesso, appunto, quindi tanti autori, per esempio le ultime opere di Beethoven non potevano essere ascoltate, o comunque non potevano essere riprodotte, ma nemmeno le opere di Bach alcune, quindi c'era comunque una ricerca leggera, ma comunque era sempre in ambito colto, quindi il compositore che scriveva sinfonie importanti scriveva anche il pezzettino per la corte di Strasburgo. Nel Novecento il fenomeno cambia totalmente, perché la musica, come abbiamo detto, conclude il suo percorso naturale, quindi la musica, diciamo, la musica con parametri tradizionali, quindi prossima volta vediamo cosa vuol dire armonia e tonalità, quindi parametri tradizionali colti finiscono il proprio ciclo vitale e nasce questo tipo di musica più difficile da ascoltare, più, diciamo, più filosofica, più intellettuale. Allora la necessità che la società effettivamente ha è di creare un'altra musica che cerchi di mediare questa, possiamo dire, grande sofferenza, grande ricerca, grande oscurità che la musica colta dà. E così nasce la musica leggera. La musica leggera, io la chiamo musica leggera per capirci, perché ognuno la chiama come vuole. Negli Stati Uniti, in Inghilterra, appunto, viene chiamata popular music, però poi c'è il diminutivo pop che è diventato un genere musicale a sé stante, quindi i termini sono un po' difficili, l'importante è capirsi. Quindi musica leggera sostanzialmente comincia a nascere a metà 800, a prima metà 800, con la canzone napoletana, famosa canzone napoletana, che si sviluppa chiaramente a Napoli, con il retaggio dell'opera lirica che in quegli anni stava sfondando in tutti i teatri, quindi aveva una popolarità immensa, e dalla canzone napoletana, e già per esempio già negli Stati Uniti, che era un mondo a sé stante, gli Stati Uniti, che noi ogni tanto disprezziamo perché prendono un po' tutti i meriti o comunque hanno influenze veramente in ogni campo sociale, artistico e scientifico, ma proprio per questo motivo gli Stati Uniti, essendo un po' un purpurri, possiamo dire, di tutte le etnie europee o comunque occidentali, ha creato un sistema tutto nuovo e tutto suo di creare opere o quel che è. Quindi sostanzialmente già a Napoli, ma poi anche appunto negli Stati Uniti, per esempio con Stephen Foster, che è stato il primo autore, possiamo dire, di canzoni, di canzonette, di musica leggera, che vive intorno a metà del 1800, che scrive la canzone famosa O Susanna, che si ispira un po' a uno stile, direi, un po' misto, quindi comincia a sentirsi un po' di country americano, cominciano a mischiarsi lo stile irlandese, quindi con chitarre molto semplici, accompagnamento semplice, e quindi la vocalità è molto semplice, quindi nasce effettivamente il genere canzone inteso come lo intendiamo oggi. C'è da dire che la canzone non è nata da poco, la canzone c'è sempre stata, e è una forma musicale che c'è da tantissimi anni. Già nel Medioevo si ha traccia del termine canzone, e ha sempre avuto chiaramente un significato diverso, ma il termine canzone in sostanza è strofa, ritornello che si alternano con accompagnamento strumentale e una melodia cantata, fine. Quindi molto spesso capita
chiamare qualsiasi brano musicale canzone, ma chiaramente non è così, perché la canzone ha una sua struttura, semplice, ma comunque ha una sua struttura. E nel Novecento si sviluppa questa forma musicale, diventa predominante grazie a questi autori, questi due imposte, e appunto la canzone napoletana. A un certo punto nel Novecento sempre si sveglia in maniera prepotente il mercato musicale. Il mercato musicale c'è sempre stato, chiaramente era basato su vari canoni diversi per ogni epoca, ma nel Novecento, a causa della musica colta che diventa astrusa, c'è necessità di trasmettere un altro tipo di musica. Allora cominciano a nascere degli studi di registrazione, cominciano a nascere le radio, nasce il fonografo, mi sembra, prima del il fonografo nasce prima del grammofono. Il fonografo è un antenato appunto del grammofono, che era un po' più scomodo da utilizzare perché il suono veniva inciso in un cilindro metallico che non era possibile duplicare. Invece grazie a Berliner nasce il grammofono in Germania, e quindi siamo alla fine dell'Ottocento, quindi dalla nascita del grammofono nascono dei generi musicali semplici che però possono essere registrati, possono essere diffusi, possono essere effettivamente trasmessi senza dover essere eseguiti. Quindi comincia a esistere un ascolto più leggero, quindi un ascolto detto passivo. Siamo quindi alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, le innovazioni tecnologiche quindi permettono alla musica di fiorire in maniera importante, nasce il microfono, quindi il microfono vero e proprio come lo immaginiamo oggi, chiaramente diverso da oggi, ma siamo negli anni 30 più o meno, quindi il microfono che permette di registrare senza che il cantante si sgoli, perché prima con la registrazione tramite il grammofono i cantanti, di più degli strumentisti, erano costretti effettivamente a sforzarsi molto, perché ciò che veniva registrato molto spesso era quasi più i rumori circostanti, quindi che la voce, quindi il risultato non era molto, era abbastanza scarso. Con la nascita del microfono ciò che viene fuori è una rivoluzione assoluta, perché il cantante, specialmente negli Stati Uniti, nasce la figura del crooner, che è sostanzialmente quello un po' che è stato come icona Frank Sinatra, quindi il cantante melodico che canta in maniera raccolta, sentimentale, in maniera intima, che può appunto avvicinarsi al microfono e creare un'atmosfera molto morbida e quindi entra un po' nell'immaginario collettivo come una sorta di quasi momento confidenziale in cui alla radio si sentiva questa voce calda che trasmetteva chiaramente le canzoni che venivano scritte all'epoca. Una cosa molto importante che forse molto spesso si ignora è che la musica, tutta la musica leggera che noi ascoltiamo adesso, che conosciamo, nasce dal blues, quindi dobbiamo tutto praticamente agli Stati Uniti, e effettivamente hanno un ruolo preponderante, perché come sappiamo tutti il blues nasce negli Stati Uniti, nasce dalle etnie africane che vengono importate come oggetti negli Stati Uniti, e tramite il loro lavoro viene fuori questo canto che prima è gospel e poi piano piano si evolve e diventa blues. Blues perché? Il blues poi lo vedremo nella prossima lezione, quindi in maniera più specifica, però sostanzialmente il blues crea la base per la musica leggera del Novecento, o comunque la musica leggera che noi conosciamo. Quindi dobbiamo tutto a questo, possiamo dire, genere musicale. La cosa principale e diversa rispetto a prima è che nasce di pari passo a questa evoluzione, nasce effettivamente il fenomeno economico musicale, nasce quindi il marketing musicale come lo intendiamo oggi, nel senso che
appunto, come ho già detto, il mercato musicale c'è sempre stato, ha sempre avuto delle mode, ha sempre avuto tendenze, come succede oggi, ma grazie alla tecnologia e grazie a ormai lo sviluppo, comunque alla nascita della musica leggera in contrasto alla musica colta, il fenomeno è talmente piaciuto, comunque si è talmente radicalizzato nella società, che è stato necessario creare un mercato appositamente per quel tipo di musica, che ormai l'80%, il 90% della musica era riprodotta in maniera elettronica, quindi non c'era più, o comunque non si richiedeva più lo spartito della canzone, non esisteva più lo spartito, per esempio, pianoforte e voce, come magari succedeva con l'opera lirica, quindi delle aree famose venivano diffuse grazie a questi espedienti, quindi non c'era più necessità di stampare spartiti, ma soltanto di stampare appunto i dischi. E quindi il fenomeno diventa veramente un fenomeno di massa, e qui entra in gioco il famoso e maledetto consumismo, che praticamente diventa il tiranno delle nostre orecchie, perché fino a che appunto non esisteva questo tipo di diffusione musicale, quindi possiamo dire anche non esisteva la globalizzazione, non c'era meno il rischio che la musica ci entrasse nella testa senza che noi lo volessimo. In questo momento, a causa o grazie, non so come possiamo dire, a questo fenomeno, siamo veramente costretti, cioè il nostro cervello è bombardato di musica già dagli anni, direi, sì, 30, 40, 50, da quando nasce il rock and roll, negli anni 50 è come se fosse oggi, quindi nasce la figura del divo che è quindi chiaramente una figura musicale, che specialmente è un esecutore e non è un compositore, niente di, diciamo, di importante se non appunto nella sua esecuzione. La importanza del divo è l'immagine che si trasmette alle persone, quindi di una persona, per esempio negli anni 50, molto spavalda, molto ribelle, che quindi attira la gioventù. Quindi la gioventù si identifica in queste immagini, quindi si identifica nella musica, e così diventa un fenomeno di massa. Quindi diciamo dalla seconda metà del Novecento, quindi quando proprio la musica colta contemporanea si sviluppa ai suoi massimi splendori, diciamo, nasce il fenomeno contrario, che è tutt'altro che d'élite, tutt'altro che di ricerca, ma soltanto un'imposizione economica, che volendo o no, a causa delle nostre origini sociali, ogni generazione del Novecento si è sorbito, quindi si è dovuto, apprezzandola o non apprezzandola, si è dovuto regolare con questo tipo di panorama musicale. E effettivamente è un po' strano dire anche, ma molto interessante, che molto spesso i nostri gusti, specialmente gusti musicali, non sono nostri. Cioè ci ritroviamo, magari appunto proprio perché non abbiamo avuto un'educazione prettamente incentrata agli aspetti musicali, o comunque non abbiamo avuto una società che ci guidasse e che ci portasse a spaziare in tanti modi di suonare e di ascoltare la musica. Quindi ci ritroviamo a un certo punto della vita in cui siamo costretti a avere, come dire, un gusto prestabilito che magari noi non abbiamo scelto o che magari non è il nostro. Quindi un certo tipo di musica, un certo tipo di autore che ci piace o che crediamo che ci piaccia e che in realtà non è effettivamente quello che possiamo dire che il nostro cervello cerca qui, naturalmente. Quindi per questo io stimolo sempre, cerco sempre di invogliare a cercare, a informarsi il più possibile, a cercare di ascoltare più cose possibili e più volte riascoltarle, perché chiaramente anche se appunto parliamo di
un capolavoro della musica, magari lo senti una volta e non ti piace, lo butti via. Quindi l'ascolto ripetuto aiuta comunque a cercare di entrare, o direi da uscire da questa gabbia che in qualche modo ci hanno creato. Quindi altre cose, diciamo, le altre cose positive invece della musica leggera è che chiaramente, come in ogni genere, si sviluppa invece una corrente, possiamo dire, colta, che viene definita underground, che è una corrente che si differenzia dalla musica leggera commerciale, che però si basa su, diciamo, gli elementi della musica leggera commerciale, ovvero molto spesso, per esempio, negli anni 60 nasce il cantautorato, che è un, diciamo, il genere più semplice e più vicino alla musica leggera, ma allo stesso tempo più, possiamo dire, elevato in ambito, appunto, riguardo ai testi, in ambito letterario, in ambito filosofico, ma io direi anche musicale, perché non per forza la musica, per essere bella, deve essere complessa, può essere anche molto semplice, come appunto ha dimostrato il cantautorato, per esempio l'italiano fra De André, Guccini, o per esempio Bob Dylan negli Stati Uniti. Quindi ce ne sono tantissimi che dagli anni 60 in poi sviluppano questo filone musicale che, se non fosse, diciamo, colto, tra virgolette, sarebbe come la musica commerciale di sempre. Invece l'altro underground invece è quello che si sviluppa specialmente con il filone rock and roll. Quindi dopo il rock and roll cominciano a svilupparsi altri generi musicali molto più ricercati, comincia a nascere il progressive, l'alternative, che sono praticamente ricerche colte in ambito leggero, diciamo. Quindi una sorta di commistione fra musica colta e musica leggera, proprio per distaccarsi da questo fenomeno commerciale che comincia veramente a condizionare la vita di chiunque. Quindi possiamo dire che, e poi facciamo degli ascolti dei Pink Floyd e dei Queen e vediamo che cosa effettivamente rende di qualità dei musicisti o dei brani musicali. Quindi nel Novecento, come vedete, succede veramente di tutto. Il Novecento è il secolo in cui si succedono tantissime innovazioni e novità, uno dietro l'altra, una più originale dell'altra, che condizionano totalmente la nostra vita in ogni aspetto, proprio perché la tecnologia, quindi con internet, con la globalizzazione, siamo riusciti a entrare in contatto con tutti e con tutto. Ed oggi, per esempio, una nota positiva è che la figura così mitica del divo non esiste più, o comunque non è più preponderante come era prima, perché grazie a internet, ai video musicali e quant'altro, le persone hanno la possibilità di, anche non volendo, di entrare in contatto con tantissimi generi musicali, con tantissimi autori di qualsiasi tipo, e quindi non erano costretti, diciamo, ad ascoltare solo Elvis Presley, che era il divo del momento e che si sentiva in ogni radio, in ogni momento, in ogni posto. Ognuno ha il proprio cellulare, ognuno ha il proprio PC, dove chiaramente può cercare quello che vuole. Quindi già questo, la tecnologia in qualche modo ci aiuta, ma ogni tanto ci distrugge anche. Quindi, per concludere questo discorso, in sostanza io sostengo sempre che non è importante la differenza fra musica colta, leggera, musica jazz, etnica, ora forse etnica, vabbè, ma comunque, diciamo, qualsiasi genere musicale sia, non è importante appunto la sua provenienza come si propone, ma l'importante è come viene fatto, è la stessa cosa che ho detto prima. Quindi ogni genere musicale ha le sue potenzialità, ogni genere musicale ha le proprie qualità positive che possono ispirare, che possono stimolare molto, chi più chi meno, ma tutti i generi lo hanno, a seconda dell'artista che si applica a quel genere, chiaramente. La divisione vera in ambito musicale è la musica commerciale e la musica non commerciale, quindi la musica di qualità
che si diffonde perché è di qualità, e la musica commerciale che si diffonde perché deve stare dietro a una logica di marketing. Io volevo proporre Queen e Pink Floyd perché sembrano un po' vicini tra loro, ma non è così. I Pink Floyd sono molto più sperimentali, molto più legati a, anche alla musica colta, si ispirano molto alla musica elettronica, alla musica sperimentale di quegli anni, appunto, che grandi musicisti, come ho detto prima, si incontrano tra loro. Quindi Pink Floyd studiavano e sapevano perfettamente che cosa succedeva contemporaneamente a loro, quindi Ligeti, Stockhausen, Steve Reich conoscevano tutto e si documentavano e anche si ispiravano a loro. E, appunto, i Pink Floyd sono il gruppo, possiamo dire, più famoso in assoluto tra quelli underground. Cioè, questa cosa sinceramente non me la so spiegare, nel senso che è uno dei gruppi proprio più famosi nell'immaginario collettivo, perché probabilmente nessuno, penso che nessuno, che tutti abbiano almeno sentito dire Pink Floyd nella propria vita, e che però sono, rispetto agli altri gruppi più famosi, tipo i Beatles, sono più underground, quindi sono più ricercati, sono più rivoluzionari. Invece i Queen sono, diciamo, nel genere più pop, quindi più pop rock, quindi diciamo più leggero, ma più colto, quindi diciamo più ricercato, più... sì, diciamo più ricercato. Quindi sono due, possiamo dire, estremi di due generi diversi, differenti e opposti. Ascoltiamo l'inizio e poi vediamo via via i punti. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Bene, vi fermo subito. La prima cosa che è fuori dai canoni sono i cori iniziali. In questo brano, il brano innanzitutto non è diviso a canzone, non è strutturato a canzone. È diviso in più parti. La prima parte entra, appunto, questo coro per Notrosi, e la prima parte entra il coro a cappella, poi comincia la parte ballad, quindi lenta e più intensa, poi la parte centrale viene definita opera, musical, a seconda dell'autore, e quindi è molto più movimentata, molto più particolareggiata, poi c'è una parte rock, hard rock, e finisce e ritorna con la ballata, con la ballad iniziale. E, già, quindi, questa struttura già è diversa. L'inizio, quindi, cominciano con cori particolari, perché utilizzano dell'armonia che esce fuori dai canoni standard, quindi utilizzano un'armonia molto tendente al jazz, che non è jazz, ma non è pop, tendente al gospel, al blues, al soul, quindi diciamo cominciano a mettere insieme vari generi musicali e usando anche accordi dissonanti, quindi per esempio accordi di questo tipo che quindi sono accordi come abbiamo sentito prima, per esempio in Ligeti, con quella sbavatura in più che dà quel brivido di differenza rispetto a accordi che non hanno la dissonanza che crea differenza. Quindi già l'inizio è molto molto differenziato. Your eyes look up to the skies I see. I'm just a fool, I need those feelings. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Qui abbiamo sentito una cosa diversa. Penso sia risaputo che le canzoni, famose canzoni con tre accordi, no? Sono facilissime da suonare bene. Queste, ovviamente, questa non ha tre accordi, chiaramente ha una miriade di concatenamenti armonici molto diversi uno dall'altro e rispecchiano una logica classica, quindi una logica derivante dal classicismo colto, quindi Settecento. Quindi per esempio dividere in sezioni e spostarsi in varie tonalità a seconda della sezione, quindi in maniera classica, poi lo vedremo per esempio la prossima volta con il jazz. Già l'utilizzo di questi accordi iniziali sono molto particolari, quindi l'alternarsi di accordi dissonanti, quindi un po' diciamo più jazz, a accordi normali, quindi accordi così
quindi tre note che hanno un rapporto, diciamo, chiaro fra di loro, quindi perfettamente riconoscibili, con accordi per esempio come questo, che sono accordi più dissonanti, e preso così sembra un accordo che non c'entra molto. Con questa commissione già la varietà iniziale introduce a una canzone tutta particolare, tutta originale. Quindi già vediamo che la varietà è il motore della qualità della musica. Questi sono tre accordi vicinissimi tra di loro, che non hanno nessun senso, diciamo, armonico, nessun senso di concatenazione di accordi come succedeva appunto nei secoli precedenti, o come succedeva nella musica leggera, di concatenazioni semplicissime e chiarissime all'ascolto. Anche questo stacco col pianoforte prepara la seconda strofa della ballad, che senza sarebbe stato ravvicinato, quindi è una cosa in più che permette di prepararsi. Forte, è raddoppiato dalle voci, quindi l'orchestrazione si moltiplica sempre di più, quindi questa è polifonia, per esempio, la parte che abbiamo sentito iniziale è pura polifonia, e altra variazione di... canzone. Siamo in un altro mondo e in un'altra tonalità, cioè, come avevo detto prima, logica classica, qui esce dalla logica classica. Quindi, prima eravamo qua, poi ci spostiamo qua, invece nella parte nuova siamo qua. Quindi, questa concatenazione, diciamo, crea una sorta di sconcerto. Quindi, questi due accordi. Cosa che loro creano utilizzando delle sequenze, cioè queste. Quindi, in questo modo, da la fine di una cosa e comincia un'altra. Chiaramente non può essere una fine questa, perché non è effettivamente conclusiva. Dà però il là a una nuova atmosfera. E comincia la parte più operistica, dove utilizzano vari accordi, tanti accordi diversi, utilizzano parti in cui si rispondono le voci con gli strumenti, le voci con le voci, il solista con il coro. Con questi effetti, con queste voci, con questa alternanza di tutti e niente, creano una varietà assoluta che però è, diciamo, facilmente fruibile. E l'altra cosa è che in questi pochi secondi si sono spostati da un accordo a un altro, uno più distante dall'altro, senza che però fosse strano. Quindi, per esempio, quando fanno... qua siamo arrivati
diciamo, una concatenazione molto molto strana fra di loro, che però dà una varietà assoluta. Siamo venuti da una ballad, poi siamo passati all'opera, quindi sentite, magnifico Figaro, c'è tutta una presa di giro dell'opera italiana. Il testo, fra l'altro, è a caso, quindi il testo è totalmente casuale, se non con qualche riferimento a, a alcuni, diciamo, personaggi un po' mitologici, ma comunque, per esempio, la parte dell'opera è a caso, totalmente a caso, quindi già questo è un altro fenomeno di qualità, di originalità. E questo invece che abbiamo sentito adesso, gli ultimi secondi, è una cosa inaspettata, perché loro creano tutto un crescendo, un climax ascendente, e a un certo punto esplode non più nell'opera ma nel rock, quindi un altro genere musicale ancora. Appunto, armonie molto particolari ma molto intense, molto melodiche. Direi che non c'è tempo, quindi grazie.